Ciao a tutti, ben ritrovati. Continuiamo il nostro percorso alla scoperta delle aperture del gioco degli scacchi. Con questi video didattici voglio cercare di trasmettere qualche nozione e informazione appunto sul gioco degli scacchi. Ok, D4 la prima mossa, cavallo F6 per lui, cavallo F3. In realtà volevo impostare un sistema di Londra che probabilmente cercherò di impostare in un altro video. Mio avversario gioca G6 e allora qui proviamo a rientrare nell'estendiana. La linea principale è che con cavallo C3 seguita D4. Invece qui decido di giocare una linea secondaria con il bianco che decide subito di fiancheggiare per poi arroccare corto e in futuro concentrarsi alla spinta, alla conquista del centro con cavallo C3 e 4. In questa posizione il nero è abbastanza rapido nel cercare di creare questa spinta. L'unico modo che sia per impedirlo ed è una mossa molto interessante, che è quella che vi propongo, è il fiore F4, perché chiaramente per ovvi motivi dopo la spinta seguirà la cattura. C'è da dire che dal vivo ho avuto occasione di giocare questa partita, questa posizione in diversi contesti, ottenendo ottimi risultati anche contro giocatori sulla carta molto più forti di me. Dopo A6 mio cavallo va in C3 e così neutralizzo la sua possibile B5 e su Torre B8 ricordo che D5 è da considerare la mossa migliore, però forse un Torre C1 è ancora più preciso. Quando lui giocherà B5, che è un'idea tematica, potrebbe aver problemi su questo cavallo che non era abbastanza difeso. La Torre C1 comunque è una mossa abbastanza utile perché quando muoverò il pedone B e prima o poi dovrò muoverlo per sostenere il centro. E chiaramente questa torre mantiene il contatto sul cavallo in C3. Direi che è l'ora di spingere alla conquista di spazio e soprattutto alla conquista di una fortissima casa centrale. Lui mi attacca il pedone in C4. Esistono più continuazioni in questo momento. Donna 4 la più interessante, cercando di obbligare la spinta in C5, alla quale segue la cattura. Se invece volessi evitare, come in questa posizione, il cambio di tanti pezzi, gioco semplicemente B3. E successivamente alla conquista di spazio con un cavallo che salta in D4 e poi cerco di fare 4. Ok, C5 è arrivata lo stesso da parte sua e quindi direi di continuare il mio percorso. Potrei giocare per la conquista di spazio anche donna di 2, idea sfianchettare, interessante. Ogni volta che un giocatore ha un alfiere in fianchetto, sfianchettarlo vi darà sempre un ottimo gioco. Qui invece decido di catturare. Dopodiché centralizzare il mio cavallo in D4. Dopo un possibile cambio riprendo. Non considero che questo alfiere sulla donna crei delle scoperte fastidiose. Ok, cavallo H5 lo immaginavo. E torno indietro. E mentre il mio alfiere è fortissimo, questo alfiere in F5 probabilmente adesso non è ancora così efficace. Ok, ottima reazione per lui. Quindi questa mossa in realtà il più delle volte viene respinta. B5 viene respinta con C5, però qui non sono stato in grado di creare questo tema. Forse devo fare torre di 1, appunto con l'idea di provocare, di cercare questa spinta in C5. In caso di cattura riprendo di donna e il pedone A6, diciamo, soffre un po' perché resta un po' isolato. Se lui dovesse spingere, io salto al centro e va bene così. Un cavallo centrale chiaramente è un'ottima considerazione, è un'ottima situazione, è un buon motivo per migliorare i miei pezzi. Ok, qui mi gioca la cattura. Donna 5, ottima intermedia. Penso che gioco donna di 2. Do uno sguardo anche alla difesa, difendo la torre, difenda 2 e poi voglio spostare la torre. Torre C8 per lui. Ok, probabilmente mi vuole isolare il pedone. Ok, direi che alfiere F1 tiene tutto sotto controllo. Questo alfiere comunque da lontano guarda C4. Sulla cattura ho torre per, e in realtà dopo donna per ho torre per C8 intermedia, qualora voglia evitare la doppiatura dei pedoni. Ok, questo è molto forte perché in realtà sta minacciando alfiere H3 con vittoria immediata e dunque questo alfiere F1 che io ho giocato anticipava questa mossa di re che avevo già in mente. Il pedone A6 diventa il mio obiettivo. Occhio perché comunque sia questi due pedoni riescono a progredire più facilmente del suo pedone libero. L'alfiere deve tornare in gioco, quindi F3
mossa tipica. L'idea è dare una casa, soprattutto di colore nero, al nostro re e poi cercare di pianificare possibili spinte. Probabilmente il piano per progredire la posizione è mettere una torre in B2, torre in B2, cercare di fare A3, quindi B4. Questo è il piano senz'altro da creare. Altre posizioni, intanto blocco i suoi pedoni su casa bianca in finale, non so che tipo di finale giocherò, però tendenzialmente bloccare i suoi pedoni sul colore dell'alfiere è sicuramente qualcosa di ottimo. Adesso cerco di accelerare un po' per motivi di tempo. Da questo lato sto fermo, l'idea potrebbe quindi essere alfiere C4. Se lui mi cattura, prendo di pedone. Per esigenze di tempo direi che potrei anche puntare a un pareggio, anche se la posizione è in realtà sempre più comoda per il bianco. Alfiere, o meglio, prima gioco, vediamo un po' cosa giocare, forse re E3 o alfiere D3. Alfiere D3, mossa di attesa, più 2 secondi sull'orologio, sto giocando con l'incremento. E a questo punto direi di bloccare nuovamente tutto su casa nera. È vero che ho rovinato questo pedone, è rimasto un po' più indietro, però mi dà un po' di gioco. Per esigenze di tempo continuerò a oscillare con torre alfiere alla ricerca di un piano rapido e veloce. Probabilmente questo già potrebbe essere uno. L'idea è cambiare. E l'idea è rifarsi sul pedone D6. Immagino re E5 da parte sua, che consideravo anch'io stesso come mossa migliore. Torre qui vuoi fare torre B5. Se re D4, torre D2. Ok, torre D2. Torre C2. E adesso anch'io proverò a entrare con il re. Re F3, mossa di attesa. Re qui, mossa di attesa. Torre D2, diciamo che avrà questo scacco come minaccia abbastanza forte. Anche torre B5, torre B2 chiaramente più impegnativa. Direi, re 3, aspettiamo così. A questo punto torre D2, idea torre D5 scacco. Ok, torre D5 scacco. Però così. Adesso dovrò fare torre B4 per non perdere il pedone. Io ho pure torre C1, catturo un pedone, lui mi cattura l'altro. E adesso vado ad attaccare questo. Sì, finale comunque sia, nonostante il cambio di questi pedoni, tende un po' al pari. Tende al pari, ok, cerco di complicare un po' il suo gioco. C'è un'idea tattica che questa spinta che appunto cerco di tenere sotto controllo. Adesso il pedone H fugge e questo pedone H mi darà del controgioco perché poi cambierò il pedone E con il pedone H. Direi re F3 e se mi cattura torre qui inchiodando. Ok, forse gli ho permesso questo. Direi che devo fare così, tagliare fuori il suo re dal gioco. Ok, sono stato un po' poco preciso, comunque sia 2 contro 1. Direi questa idea. Ok, devo fare così. Chiaramente il finale adesso è compromesso, soprattutto in una rete di matto. Ok, torre per D3. Torre per D3 potrebbe comunque salvare. Perché adesso si rientra nel finale patto da conoscere della posizione di Philidor. Quindi la torre inizia a dare scacchi da dietro. E questo finale con alti e bassi in cui stavo meglio, poi era pari, diciamo che il tempo ha influenzato senz'altro le scelte di entrambi i giocatori e adesso in realtà è patto perché il nero non si può sottrarre dagli scacchi. Ok, proposta di patta. Accetto volentieri, appuntamento al prossimo video, spero di avervi dato qualche informazione utile.